Con Fabrizio Mocata. Fabrizio, innanzitutto parliamo di questa recente nomination ai Latin Grammy Awards con l'album Tangos Cruzeros, proprio nella categoria per i migliori album di tango. Sì, è stata un'esperienza bellissima. E arrivare alla nomination era qualcosa che non avrei mai sperato nella mia vita, proprio perché poi il tango lo suono da tanti anni, però ovviamente insomma, non è una musica di nostra tradizione, ma ho ritrovato anche tanta musica dei nostri emigranti nel tango. L'album l'abbiamo registrato parte in Argentina, a Buenos Aires, e l'altra parte a Empoli, a Firenze, proprio sotto casa di Leonardo da Vinci. Quindi è proprio la collaborazione con Franco Luciani, che è un artista argentino, e anche proprio nella registrazione siamo un po' d'Italia e un po' di Argentina. Ma come ho detto, il tango nasce un po' con la nostra emigrazione in Argentina, quindi c'è tanta Italia nel tango e abbiamo trovato anche un linguaggio comune che va oltre il tango, con l'improvvisazione, con la creazione di nuovi spazi sonori e con sperimentazioni di vario tipo. Quindi diciamo che tango e non solo. I miei brani richiamano sempre Mazzara, anche nel disco c'è Cruzando Aguas, che è un brano a cui tengo molto e che è legato fortemente alla città di Mazzara. Quindi ecco, il tema dell'acqua, il tema del mare, che si congiunge con il Rio della Plata di Buenos Aires e Montevideo. Ma in realtà i primi passi sul pianoforte li ho fatti a Mazzara, prima con la professoressa Biga e poi con Rino Crescente. Ho sempre sviluppato una curiosità per l'improvvisazione, per il jazz, e da lì ho poi finito il conservatorio a Firenze. E a Firenze ho invece nell'anno 2000 incontrato il tango, quindi l'anno prossimo saranno 25 anni con il tango e sarà bello anche celebrarli a Granada, in un festival a cui sono molto legato. Sì, lavoro sempre da tanti anni con diversi conservatori, tra cui quelli di Adria, Firenze, Palermo, sia sul tango sia sul jazz. E poi nei impegni a breve raggio sarò a Granada, ora proprio il fine settimana, poi a Cordoba in Argentina, suonando però Puccini in versione jazz. Poi sarò in Bulgaria per un progetto con l'orchestra sinfonica e a Natale sono a Mazzara, quindi speriamo di poterci vedere. Sarò al Teatro Garibaldi, 29, 30, insomma 28, 29, tra Natale e Capodanno.